Depurazione e mobilità a banda larga sono alcuni degli assi strategici sui quali punterà con forza la Regione con la programmazione europea 2014-2020. Così il governatore Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione dei lavori per il depuratore di Amalfi. Proprio la costiera, oggetto di diverse inchieste giudiziarie per via della depurazione inesistente o insufficiente, è una delle priorità della Campania, insieme al Cilento e al litorale Domizio. Sapete che questo della depurazione è uno degli obiettivi strategici che la Regione ha per quanto riguarda la fascia costiera, dal litorale Domizio alla costiera sorrentina, quella amalfitana, quella cilentana. Il ciclo di fondi europei 14-20 deve servire a risolvere i problemi strutturali della Regione. La depurazione, la mobilità, le reti metropolitane su ferro su tutto il territorio regionale, la banda larga fino all'ultimo comune del nostro territorio e così via. Quindi abbiamo nelle mani una grandissima responsabilità, non avremo un'altra occasione. O risolviamo ora, cioè in questi 4 anni che abbiamo davanti, i problemi strutturali della Campania, o non ce la faremo più.